Amici di Vidiolina Sport, buon pomeriggio dal palazzetto dello sport del Cuscagliari in Sadducchessa, quello della del Sadducchessa per la terza giornata di ritorno del massimo campionato. 24 i punti di capitan Arioli in quella partita. Adesso va avanti Ragusa, tiro palla che tocca il ferro, può ripartire subito Ragusa con la penetrazione della numero 10, la Williams va in lunetta, la Williams, il primo tiro libero è a segno, va per il secondo, 8 minuti 11 secondi al termine del primo quarto. Penetrazione di Radokai, scarica per la Johnson, arresto, non c'è il tiro, invece arriva la tripla di Arioli. Cuscagliari 3, Ragusa 4, meno 1 per la formazione isolana, ma c'è subito palla in mano ancora il Cus, la Radokai, il pallone corto per Arioli, si invola e va a canestro la numero 4 Mikovic. Palla in mano al Cuscagliari, il pallone recuperato dalla Alei, ancora la tripla di Cinzia Arioli, ancora Ragusa, il posto palla la Mikovic, spalla canestro, si gira, va a segno, ancora c'è il movimento della Alei, sotto canestro il controllo, c'è il tiro e il fallo della Williams. Primo tiro libero che tocca il ferro per due volte, poi termina fuori anche il secondo, non ha fortuna, come un'ombra dalla Gatti. Adesso Fassina sbaglia il controllo sul passaggio della Alei, poi sotto canestro va a segno la numero 11 Walker. Ancora Radokai per Arioli, la penetrazione, l'arresto, il tiro corto che tocca il ferro, poi sotto canestro ancora la Alei, subisce fallo, va in lunetta Jennifer Alei, il primo tiro libero ancora fuori. Ancora Alei questa volta, va a segno, si sblocca la Alei, palla dentro la Alei, il rimbalzo sotto canestro, può ripartire Radokai, arresto e tiro di Radokai e sono altri due punti per il Cus che si fa sotto. Ancora Malashenko per Walker, palla dentro ancora per Malashenko, si riparte con la palla in mano, ancora la Cuscagliari, la Radokai, arresto e tiro, altri due punti di Tamara Radokai. Guida l'offensiva di Ragusa, chiama lei il movimento alle proprie compagne di squadre. Ancora scarica verso la numero 4 Mikovic, la tripla va a segno. Ancora di capitana Arioli, va sotto canestro, subisce il fallo. Va in lunetta Arioli. Va a segno il primo tiro libero, palla che tocca il ferro. Ancora Arioli, altri due punti di questa partita. Sotto canestro non va a buon fine. Riparte subito Ragusa, palla dentro per la Walker. Palla appoggiata al tabellone. Ancora Walker, spalle a canestro. Il palleggio pressata dalla Ale, il tentativo della Walker è corto. Poi il rimbalzo però è ancora suo. Probabilmente disturbata sotto canestro, adesso la tripla. Termina il primo quarto, 13 punti per il Cuscagliari, 24 per Ragusa, ampio margine di vantaggio per la capolista contro la formazione di coach Restivo. Secondo quarto di questa terza giornata di ritorno del massimo campionato nazionale di basket femminile, campionato di serie A1 tra il Cuscagliari e la capolista Ragusa. Ragusa che allunga, ancora Galbiati dentro per Walker, spalle a canestro, Walker la girata sotto canestro, ottima della numero 11 di Ragusa. Stoppata ancora da Brunetti, poi palla recuperata ancora da Brunetti sotto canestro, può ripartire così il Cuscagliari con Arioli dentro per la Alei. Guabara è un ex del Cuscagliari, nel primo anno di Serie A1 ha vestito, va in lunetta la Malashenko, sbaglia il primo, mette invece a segno il secondo tiro libero. Ancora Arioli, la penetrazione di Arioli stoppata poi da Valerio sotto canestro, adesso va in lunetta la Alei,
mette a segno il primo tiro libero per la Alley, mette a segno anche il secondo. Il movimento di Arioli dentro per la Alley, che subisce ancora fallo, andrà ancora in lunetta. 5:42 al termine di questo secondo quarto, la Alley ancora in lunetta, va a segno ancora dalla lunetta, va a segno anche questo tiro libero. Radokai, la rimessa in gioco per Brunetti, adesso Beatrice Carta, il palleggio, la penetrazione di Beatrice Carta, palla sotto canestro per la Alley che va a segno anche sotto canestro. La penetrazione ancora di Beatrice Carta, palla sotto per la Alley, la finta di Valerio, pallone dentro ancora per Assoli, sotto canestro per la Williams, arriva adesso Arioli, scarica per Brunetti, all'indietro per Beatrice Carta, la tripla di Beatrice Carta che va a segno. Malashenko, ancora la Williams sbaglia la conclusione, recupera Assoli. Le proteste in panchina, sembra, del dirigente Marcello Vasapollo. In lunetta sbaglia il secondo, ma ancora l'Alley sotto canestro, prova il, e poi arriva ancora il canestro da tre punti di Cinzia Arioli. Ancora per Beatrice Carta, la penetrazione, c'è il fallo e va anche a canestro Beatrice Carta. Va in lunetta Beatrice Carta, il suo tiro libero va a segno, e l'aggancio di basket femminile tra il Cuscaglieri di coach Restivo e Ragusa di coach Molino. Adesso da Brunetti c'è la ripartenza del Cus, Carta verso Radokai, la tripla di Radokai, si andrà al riposo lungo con il Cuscaglieri in vantaggio per 35-34, più uno sulla capolista Ragusa. Terzo quarto di questa sfida, valevole per la terza giornata di ritorno del massimo campionato di basket femminile con la maglia numero 4. Adesso invece arriva ancora la tripla di Beatrice Carta, più 4 ancora la Williams, che rimette in movimento Gatti, il palleggio della numero 6 Gatti, palla dentro per la Walker, spaglia canestro controllata dalla Alley, la Walker va a segno, palla che controllata sempre dalla Gatti, c'è il cambio di marcatura, ottimo il movimento di Brunetti, sono i primi due punti. Ancora palla dentro, c'è l'ottimo canestro di Malashenko, l'ultimo tocco della Williams che poi deve mettere fuori per Gatti, si ferma la Gatti, poi scarica ancora per Mikovic e libera la Walker, nessuno l'ha presa, c'è il movimento della Mikovic che riceve, seguita ancora da Beatrice Carta, arresto e tiro per Mikovic, palla dentro per la Walker controllata dalla Alley, palla che tocca il ferro, poi la piccola Radokai recupera ancora il pallone, serve Arioli, 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 il pareggio del Cuscaglieri. Ancora il palleggio di Gatti, c'è, si stacca la Walker che riceve, palla dentro per la numero 12 Malashenko, che poi subisce il fallo da Fassina. Ancora Malashenko in lunetta, il gioco a tre completato, tre punti per la Malashenko. Mikovic, c'è la conclusione di Walker, sono due punti, più 5 per Ragusa, 42 per il Cuscaglieri, 47 per Ragusa, sono altri due minuti di stop per affrontare poi il quarto e ultimo quarto di questa bellissima sfida, valevole per la terza giornata di ritorno del massimo campionato femminile di basket. Ancora il movimento sotto canestro contro la Johnson, ancora la Johnson che va a canestro. Ancora Ragusa, la Williams spalle a canestro, prende posizione contro Arioli, mette a segno altri due punti. Ancora Arioli, il palleggio, palla recuperata, poi persa ancora però da Cinzia Arioli, c'è la ripartenza. Mette a segno il primo, a segno anche il secondo. Mikovic per Malashenko, scarica per Gatti, ancora dentro per Walker. La Malashenko chiama il pallone sotto canestro, arriva ancora la Walker, palla appoggiata al tabellone. Ancora Radokai per Fassina, la penetrazione, palla per la Alley che sbaglia sotto canestro, ancora la Alley che subisce fallo. 6:40 al termine dell'incontro.
sbaglia il primo tiro libero, mette a segno il secondo, non viene fischiato il fallo alla Mikovic, che poi il pressing altissimo di Ragusa, palla verso Arioli, manda a vuoto la Williams e poi mette a segno i due punti. Già rimessa in gioco ancora la Williams per Walker, nell'angolo c'è la Mikovic che gira ancora dalla lunetta, non sbaglia la Walker, della Johnson sotto canestro, c'è libera Arioli, la tripla di Arioli, la tripla di Arioli! Ancora il canestro della Malashenko, Johnson per Arioli, ancora Arioli, ancora il canestro, sono 6, 3 secondi per la conclusione, la Walker sta diventando un cecchino, ancora più 9 per Ragusa, non riesce a farsi sotto il Kuss perché Ragusa continua, palla dentro ancora per la Johnson controllata dalla Walker e dalla numero 12 Malashenko, subisce il fallo, ancora la Johnson in lunetta, il primo tiro libero va a segno, è corto il secondo, non c'è il rimbalzo della Alley, poi Mikovic, Gatti, la tripla di Gatti, palla che tocca il ferro, arriva il rimbalzo della Malashenko che poi mette a segno, recupera ancora il pallone, ripartono i 24 secondi per l'azione d'attacco del Kuss, ancora Radokai, la penetrazione di Radokai, palla che tocca il tabellone, c'è il pressing di Bea Carta, ancora Radokai che contende il pallone alla Walker, poi la conclusione, c'è il fallo della Radokai, numero 6 Gatti, terzo punto della sua partita, ancora Gatti in lunetta, 2 su 2, Ragusa fa trascorrere secondi preziosi, si è entrati nell'ultimo minuto di gioco, adesso la Mikovic, c'è il fallo ancora di Carta, va in lunetta la Mikovic che sbaglia il primo tiro libero, ancora va a segno però questa volta la... ancora Carta, prova la penetrazione, non c'è fallo, palla recuperata dalla Walker, adesso la Williams porta, adesso c'è il pallone recuperato dalla Alley, pallone lungo per la Johnson che va a segno, terminerà così l'incontro tra Ragusa e il Kuss Cagliari, subito le strette di mano tra le due panchine, coach Molino va a salutare Antonello Restivo così come fanno le giocatrici in campo, il Kuss Cagliari perde in casa contro la capolista Ragusa dopo la sconfitta della scorsa settimana contro l'altra capolista, vale a dire Schio, ma per entrambe le partite un applauso alla formazione di coach Restivo che ha dato battaglia sino alla fine alle due formazioni che stanno dominando il campionato di Serie A1 di basket femminile, finisce col punteggio di 59 a 68 per Ragusa questa terza giornata di ritorno del massimo campionato di basket femminile di Serie A1 al palazzetto dello sport di Cagliari, Sa Duchessa.